La Sicilia brucia, oltre 100 le richieste di intervento ai vigili del fuoco con danni incalcolabili, la testimonianza di un residente di Milo. Anche a Cireale brucia, il sindaco sollecita risposte da parte dello Stato e della Regione, siamo stati lasciati soli. Ridimensionata la festa di Santa Venera da Cireale a causa dell'emergenza, annullate le uscite della patrona. Bentrovati con il nostro TG Reporter. In primo piano il fuoco di ieri che ha imperversato in tutta la Sicilia. È stata una giornata infernale, oltre 100, dicevamo, le richieste di aiuto ai vigili del fuoco, ma troppo poche le squadre in dotazione. In fumo una fetta di Sicilia con danni al momento incalcolabili. Facciamo un riassunto. Chi ha perso casa, chi la propria attività commerciale, il ristorante, la propria azienda. Chi si trova ad essere ospitato in casa di parenti o amici e deve pensare a come affrontare il futuro. Affetti cari, anni di sacrifici andati in un solo istante in fumo, ettari di macchia mediterranea che non esiste più. Tutto completamente annerito e distrutto con un'unica domanda. Perché non si è fatta prevenzione? È la descrizione di una giornata degna di un girone dell'inferno dantesco, quella di ieri, martedì 25 luglio, che tutti ricorderemo non solo per aver toccato il picco massimo dei 48 gradi, ma soprattutto per la mole di incendi divampati in tutta la Sicilia, provocando 3 vittime nella zona del Palermitano. 2 corpi carbonizzati sono stati trovati in una casupola a Cinisi non distante dall'aeroporto Falcone Borsellino, 2 anziani di 78 e 76 anni i cui corpi sono stati ritrovati all'interno della loro abitazione ed aveva 88 anni invece l'anziana che sempre nel Palermitano è morta perché i sanitari del 118 a causa degli incendi non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. Nel catanese oltre 100 le richieste di interventi ai vigili del fuoco per domare gli incendi che sono andati ad aumentare da metà mattinata per mano dolosa certo e alimentati dalla forza del vento di scirocco con 18 squadre dei vigili del fuoco impegnate sul campo. Troppo poche per domare una situazione di emergenza che da giorni era prevista e nonostante i rinforzi del personale proveniente dal Lazio e dall'Abruzzo e l'arrivo dei Canadair o di elicotteri della Marina, gli stessi proprietari delle case per proteggere fin dove potevano la propria casa hanno cercato con i pochi mezzi a disposizione di domare le fiamme in attesa dell'aiuto dei vigili del fuoco. Il loro supporto, carabinieri e guardia di finanza per soccorrere chi doveva ricevere le cure da parte dei sanitari del 118 in caso di intossicazione da fumo. Nella stessa Catania, incendi nel quartiere Zia Lisa, passando nei comuni della provincia Nicolosi, in fiamme la pineta dei Monti Rossi. A Pedare il sindaco Cristaudo ha dovuto emettere un'ordinanza di evacuazione delle case site in via Montepò, via della Regione e via Tarderia per il vasto rogo che ha colpito terreni e case e dove hanno lavorato insieme vigili del fuoco e protezione civile e forestale, così come anche a Zafferana, Valverde, Giarre, Vizzini, zona balneare di Vaccarizzo. Questa è la testimonianza di Matteo Costanzo, proprietario di una casa incontrata a Muscarello a Milo, bloccato tra le fiamme e vivo per miracolo. Dopo aver diverse telefonate al 115, al 112, nessuno rispondeva, verso le 1:15 arriva la squadra dei vigili del fuoco. Io già mi trovavo all'interno della casa con il fuoco attorno alla casa. I vigili del fuoco si trovavano all'esterno, sulla via Crisafulli, in cui io facevo segnale e loro mi salutavano, ma materialmente io non potevo uscire perché era avvolto a fuoco. Loro cosa hanno fatto? Mi hanno visto e hanno proseguito per andare verso la zona del parco Lucio Dalla. Dopodiché io, avendo qua un mocio e un po' di acqua, sono riuscito bene o male a guardare un po' la situazione e a iniziare a spegnere il rogo attorno alla casa, perché la mia problematica era salvare la casa. Io faccio un appello al ministro Musumeci per dire che purtroppo in Sicilia non funziona nulla. Questo è quello che rimane del mezzo di un venditore ambulante sulla via Nizzeti nella frazione di San Nicolò, comune di Aci Catena. Le fiamme hanno avvolto qualsiasi cosa, terreni, cavi elettrici, distrutta una lavanderia industriale, minacciate una scuola e altri edifici. Ma non è la sola del Catenoto ad essere stata distrutta, anche la zona archeologica delle terme romane di Santa Venera al Pozzo conta danni ingenti a causa del vasto rogo, che dalle 6 di ieri mattina si è andato a sviluppare con case andate del tutto in fumo.
Completamente distrutta anche la nota sala ricevimenti Blu Panorama, colpita anche l'azienda Bella Fresca. Incendi anche ad ACI San Filippo. Ieri è stato il giorno più difficile e complicato degli ultimi anni per tutta la nostra comunità, scrive oggi la sindaca di ACI Catena Margherita Ferro, rivolgendo un plauso a tutti i volontari che hanno fronteggiato al meglio il disastro lavorando di squadra. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, si augura la dichiarazione dello stato di emergenza sollecitato dalla regione siciliana e su cui il Consiglio dei Ministri si pronuncerà. Nemmeno ACI Trezza e ACI Castello, nella parte collinare su via Vampolieri, sono state risparmiate. Qui non solo i residenti hanno dovuto affrontare da soli le fiamme per salvare le proprie case, ma il loro supporto solo una botte della Protezione Civile. E il sindaco Carmelo Scandura in un lungo post oggi scrive: perché non è stato programmato il potenziamento preventivo sul territorio di mezzi aerei, vigili del fuoco provenienti da altre regioni? Non è così che si affrontano le emergenze, non sono queste le condizioni in cui noi sindaci possiamo operare a tutela dei nostri cittadini. Automobilisti bloccati anche sulla Catania-Messina, costretti al casello di Acireale a tornare indietro per mettersi in salvo pagando un biglietto. E ieri a bruciare anche la timpa di Acireale, con danni ingenti su Santa Maria Ammalati, Santa Tecla e altre frazioni marinare. La squadra dei vigili del fuoco, intanto, del distaccamento di Randazzo del comando provinciale di Catania, è intervenuta questa mattina per l'assistenza ad una persona che per difficoltà contingenti aveva la necessità di essere urgentemente trasportata in ospedale. L'intervento è stato effettuato a Randazzo in via San Gregorio ed è stato possibile grazie all'utilizzo di una barella speciale di tecniche di derivazione speleoalpino fluviale e l'ausilio di un'autoscala. Su quanto accaduto ieri, intanto, in una lettera aperta, diverse sigle sindacali dei vigili del fuoco mettono l'accento sulla gravità della situazione in cui sono costretti ad operare nella provincia di Catania. Gli incendi che hanno messo in ginocchio tutto il territorio hanno anche messo a nudo le criticità, soprattutto legate alla carenza di personale. Vorremmo fare molto di più e soccorrere chi chiede aiuto, scrivono, ma purtroppo stiamo operando al massimo delle nostre possibilità. I sindacati chiedono l'intervento del prefetto di Catania e di tutti i rappresentanti politici affinché si provveda ad incrementare e adeguare la pianta organica del comando dei vigili del fuoco di Catania, che al momento risulta decisamente inadeguata e sottodimensionata in rapporto al numero di interventi effettuati ogni anno. Gli incendi hanno messo in ginocchio anche Acireale. A Santa Maria Ammalati diverse abitazioni sono andate in fumo, si contano una ventina di sfollati, il numero probabilmente è destinato a salire. Ridotta in cenere anche una parte consistente della timpa che per un furioso incendio ha minacciato da vicino anche gli abitanti di Santa Tecla. E oggi prende parola, ed era il caso, il sindaco di Acireale, il quale scrive: non esistono parole per descrivere gli accadimenti di ieri. Purtroppo non abbiamo avuto i mezzi necessari per salvare tutto, case, terreni, e la nostra timpa andata in fumo. Bastava avere un elicottero, dico solo uno, per fronteggiare gli incendi nello stato iniziale. Tutto ciò non è avvenuto. Ci aspettiamo risposte immediate da parte dello Stato e della Regione siciliana, chiediamo lo stato di emergenza e calamità e chiediamo risorse per fronteggiare l'emergenza. Questo è quanto in sintesi ha scritto stamane il sindaco Barbagallo. Abbiamo raccolto anche una sua testimonianza, vediamo. Territorio acese sotto scacco. Le fiamme degli incendi del terrificante pomeriggio di ieri hanno seminato terrore e distruzione tra la popolazione. Siamo nella frazione di Santa Maria Ammalati e più precisamente nella zona di Via Carico, dove nel primo pomeriggio alcune villette e abitazioni del posto sono andate letteralmente in fumo. Sono state ore di autentico terrore aspettando interventi che solo a tarda sera si sono concretizzati, quando ormai c'era solo da spegnere gli ultimi focolai rimasti. Vane sono state le richieste d'aiuto, levatesi a gran voce dai residenti, ritrovatisi a lottare da soli in prima persona contro lo scatenarsi dei roghi. L'incendio ha quindi coinvolto anche la vicina Guardia Mangolo, ma ha trovato terreno fertile soprattutto in via Mortara lungo la Timba, da dove le fiamme, alimentate dal forte vento caldo che soffiava verso il mare, ha seriamente minacciato la frazione marinara di Santa Tecla, dove molti residenti erano già pronti ad evacuare le case.
Scene di terrore che si sono dunque ripresentate da Santa Maria Malati a Santa Tecla al propagarsi delle lingue di fuoco sulla timpa in una corsa inarrestabile che ha costeggiato il centro abitato minacciando da vicino i residenti riversatisi nelle strade pronti al peggio e, come detto, ad evacuare le proprie abitazioni. Solo il mutare della direzione del vento ha impedito alla tragedia in corso di assumere proporzioni devastanti. Ma le fiamme hanno continuato a divorare la timpa per tutta la notte, distruggendo larghi tratti della riserva naturale. Solo nelle prime ore del mattino, quando la furia devastatrice dell'incendio si era ormai placata, si è registrato il primo intervento degli elicotteri del Corpo Forestale. Questo è quello che è visibile oggi sulla timpa dopo l'azione distruttrice del fuoco di ieri. Colonne di fumo, aree verdi ridotte in cenere, abitazioni distrutte, volti stanchi e pieni di rabbia e sconforto di chi sotto l'afa opprimente ha perso tutto nel giro di poche ore e temuto per sé e per i propri cari. Sono le vivide fotografie di una giornata che rimarrà tristemente scolpita nella memoria per molto tempo. A seguire per tutto il giorno le varie criticità presentatesi i vigili urbani, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e il sindaco Roberto Barbagallo. C'erano tutti, ma mancavano proprio le squadre di soccorso. La potente macchina della protezione civile si era bloccata. Abbiamo fatto il possibile, eravamo però soli, eravamo con degli uomini a supporto e con i nostri moduli, aspettavamo un segnale da parte dello Stato, aspettavamo gli elicotteri o i Canadair, bastava averne uno a disposizione e tutto quello che è successo si poteva benissimo evitare. Ci siamo occupati intanto di salvare le vite umane, di far sgomberare le persone e di cercare di limitare i danni, però ripeto, con i mezzi che avevamo a disposizione tutto veniva molto e molto complicato. Qualcuno ha anche rischiato la vita, qualcuno dei miei volontari, e va veramente ringraziato di cuore. Adesso siamo nella seconda fase, quella di verificare i danni. Siamo qui ad operare per il benessere, per il bene del cittadino, di tutta la comunità. Semplicemente ci aspettiamo adesso la conta dei danni, ci aspettiamo un contributo non solo economico ma una presenza fisica da parte dello Stato. Ci sono degli sfollati che vanno aiutati, li abbiamo intanto messi nelle nostre scuole che avevamo preventivamente, anche per altri motivi, per il raffrescamento preparato, ma ci sono stati utili e adesso cerchiamo per loro un alloggio più comodo. Così il sindaco di Acireale, e come abbiamo sentito viene rimarcata la totale assenza di chi invece doveva esserci più di altri. E non ci è mai piaciuto fare polemico, lo abbiamo scritto anche nelle nostre pagine social, ma è inammissibile che nonostante le previsioni si conoscessero da giorni e giorni, la potente macchina della protezione civile regionale si sia fatta trovare impreparata, ha mostrato inadeguatezza secondo noi. Tanti cittadini hanno perso la propria casa lottando da soli col fuoco, mentre i soccorsi colpevolmente nemmeno tardavano, non c'erano proprio. Ecco, questo è quello che abbiamo sostenuto e abbiamo detto a chiare lettere che chi di dovere deve darne conto, possibilmente rassegnando anche le dimissioni dalla carica. Dello stesso parere è anche il deputato regionale acese Nicola D'Agostino, il quale però, pur evidenziando che sono mancati all'appuntamento pezzi della protezione civile, oltre che della forestale e dei vigili del fuoco, detta i tempi della crisi. Dice prima la conta dei danni, poi cercheremo di capire cosa non ha funzionato. Una tragedia annunciata, quella che si è abbattuta su tutta la Sicilia, un'emergenza che ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora sull'inefficienza della macchina della protezione civile regionale, che si è fatta trovare impreparata, mostrando inadeguatezza. Ad Acireale, come sentito, sono stati i cittadini a sfidare le fiamme, vegliando l'incendio sulla timpa ormai devastata. Adesso è il tempo di fare la conta dei danni, certamente, ma è anche il tempo di tirare le somme e constatare le responsabilità per dare il diritto a un equo risarcimento agli sfollati e a chi ha subito le negligenze di un apparato che non ha funzionato. Certo, era un caldo annunciato, un vento annunciato, quindi che ci sarebbero stati incendi, già lo si sapeva da giorni, che poteva essere una giornata drammatica, lo si sapeva e così è stato. E noi per esempio qui a Acireale lamentiamo il fatto di aver visto un vigile del fuoco alle 22 di sera per la prima volta e non è una cosa normale, tuttavia dovremmo essere certi che le altre priorità
non siano state ovviamente, come dire, sia cronologicamente che anche per importanza, in una situazione peggiore rispetto a quella nostra. Questo lo capiremo più avanti. In ogni caso oggi serve fare meno polemiche, piuttosto creare le condizioni perché davanti a fenomeni di questo tipo che si ripeteranno, siamo un po' più tempisti, un po' più preparati, riusciamo a dare possibilità a tutti di avere almeno la speranza che lo Stato sia vicino alle persone. Ieri, per esempio, quello che mi ha sorpreso è la mancanza dell'esercito, che poteva benissimo intervenire e dare conforto alle famiglie più bisognose. In questo momento la priorità va agli sfollati, chi ha perso la casa, è un dramma assoluto, e la Regione già da oggi si mette a disposizione garantendo ai sindaci la possibilità di un'autonoma assistenza, quindi tutti gli sfollati saranno messi nelle condizioni di poter andare a dormire innanzitutto per un paio di giorni in un albergo e poi di trovare una nuova casa nell'attesa che arrivino i fondi per riparare quelle danneggiate. Superata l'emergenza, che è la cosa principale in questo momento, certamente si farà una disamina anche critica di quello che è accaduto, e se ci sono responsabilità affioreranno e certamente non verranno coperte. Così il deputato regionale accese Nicola D'Agostino. Anche il sindaco di Aci Sant'Antonio prende posizione: non voglio fare vittimismo, ma prendendo fiato 2 minuti dall'emergenza, che non è ancora finita, possiamo dire che a livello nazionale nessuno parla del caso Sicilia. Abbiamo anche l'intervento di 2 consiglieri comunali, Paolo Monaco, che risiede a Santa Maria a Malati, quindi ha vissuto il dramma dei momenti concitati delle fiamme che si sono sviluppate e che hanno distrutto del tutto alcune abitazioni proprio a Santa Maria a Malati. Vorrei esprimere la mia vicinanza alle famiglie, dice, che stanno vivendo momenti di disagio, sconforto e paura a seguito dei numerosi incendi. Un pensiero particolare per Santa Maria a Malati, la frazione tra le più colpite. Molti hanno visto incendiare le proprie abitazioni e si trovano senza un tetto dove vivere. L'aria ancora oggi è irrespirabile, numerose le zone che sembrano essere postume all'esplosione di ordigni bellici. Siamo al corrente di molti dei disagi e disservizi. Alcune zone della frazione sono senza acqua. A tal proposito sono in contatto con la Sogip, che sta cercando di risolvere il problema. Viene richiesta anche una raccolta straordinaria di rifiuti bruciati per la frazione. Prende parola anche il consigliere comunale Enzo Di Mauro, capogruppo di Acireale Viva. Siamo rimasti davvero sbigottiti dalla completa assenza degli organi preposti alla protezione civile, sia regionale che nazionale. In sintesi, ci hanno lasciati soli. A governare le fiamme solo i residenti, volontari, dipendenti comunali, in testa il sindaco Barbagallo e l'assessore comunale Vasta. Nessun elicottero con cestello portaacqua, nessun Canadair, i danni sono evidenti e tanti cittadini non hanno più un tetto dove vivere, per non parlare delle culture di limone e il patrimonio della timpa di Acireale. Ad aggravare tutto ciò ha contribuito la mancanza di energia elettrica, che ha impedito il prelievo delle acque dei vari pozzi per aiutare a spegnere gli incendi. Questa emergenza era da giorni annunciata, ma nella totale strafottenza degli organi preposti, eccetto quelli comunali. Così il consigliere Enzo Di Mauro, capogruppo di Acireale Viva. Adesso ci fermiamo, continueremo a parlare comunque dell'emergenza caldo anche nella seconda parte del nostro TG. Sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età.
Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 51805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Scarica la nuova app di Radio Etna Espresso. Vai su Apple Store o su Play Store e digita Radio Etna Espresso. Potrai seguire in diretta la radio o Etna Channel TV, scegliendo attraverso canali. Portaci con te in tutto il mondo. Siamo online 24 ore su 24. Con noi la differenza si vede e si sente. Emergenza caldo, il 118 in prima linea in questi giorni infuocati. Parola al presidente regionale lacese Riccardo Castro. Se la Protezione Civile regionale ha vacillato nel garantire ausilio ai comuni siciliani colpiti dai devastanti incendi delle ore scorse, ad essere presente è stato sicuramente il personale del 118. Nelle ultime ore sono state oltre 70.000 gli interventi nel catanese e quasi 80.000 nel palermitano. Per lo più gli interventi hanno riguardato le persone più fragili che non hanno retto alle alte temperature che hanno stritolato l'isola e, come è facile immaginare, gli incendi che hanno messo in ginocchio la Sicilia. Una macchina, quella del 118, ben oleata, che ha garantito la propria presenza sui territori 24 ore su 24. Si sono registrati molti interventi, in particolare su soggetti anziani e i ragazzi, gli operatori, i dipendenti del 118, tutti gli operatori del 118 lo hanno fatto non soltanto con le capacità sanitarie che hanno, ma anche con lo spirito anche di assistenza sociosanitaria che sin qui hanno sempre dimostrato. Quindi sono stati interventi molto delicati, come sempre, fatti in una fase assolutamente però emergenziale. Ovviamente è un picco che si è registrato in questi ultimi tre giorni, principalmente gli interventi sono stati per malori da calore, malori legati ai numerosi focolai di incendi che si sono registrati. I ragazzi sono stati pronti nell'effettuare con spirito di dovere quelli che erano purtroppo le chiamate e gli interventi che dovevano essere. Il presidente del 118 Emergenza Urgenza della Regione Sicilia, sono assolutamente orgoglioso e desidero davvero mandare tutti i miei ragazzi e tutti gli operatori del 118 e la Regione Sicilia un grande applauso, un grande abbraccio per l'enorme lavoro, per l'enorme spirito di sacrificio e di responsabilità che stanno dimostrando.
Solo nella giornata di ieri il numero unico di emergenza ha registrato oltre 70.000 chiamate complessive fra il NUE, il numero di, unico di emergenza di Catania e quello di Palermo, e diversi sono stati gli interventi che i ragazzi del 118 hanno effettuato, soprattutto nella giornata di ieri, che è stata quella clou per intenderci. Il carnevale estivo intanto, ci comunica la Fondazione Carnevale di Acireale, è stato sospeso. Saltano le prime date in programma sabato e domenica prossime, quindi 29 e 30 luglio, sospeso in vista appunto di come ci si sta organizzando per fronteggiare l'emergenza incendi con gli sfollati che al momento trovano ospitalità presso le scuole del territorio acese. Parliamo adesso invece di cronaca. Operazione Buona Estate Sicura a Belpasso, nel corso di attività di perlustrazione in elicottero del territorio, i carabinieri hanno notato la presenza di una discarica abusiva di rifiuti all'interno di un fondo agricolo privato in contrada Rubino. Il successivo sopralluogo ha permesso di constatare la presenza di una grande quantità di materiali ferrosi, cumuli di materiali plastici, vasche in Eternit e veicoli adibiti al trasporto. Denunciato il figlio del proprietario del terreno, un 27enne del posto, per abbandono di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. Carabinieri in azione anche a Catania, proseguono i controlli dei militari dell'Arma, sempre nell'ambito dell'operazione Buona Estate Sicura. Nel corso di delle attività nel quartiere Librino, sanzionati 3 venditori ambulanti, 2 di prodotti ortofrutticoli e 1 di prodotti ittici per assenza di autorizzazioni amministrative e occupazione abusiva di suolo pubblico per un ammontare di poco superiore alle 22.000 euro e 50 kg di alimenti ortofrutticoli invece sequestrati e donati in beneficenza. Nel medesimo contesto operativo, come vedevamo dalla foto, una 53enne è stata sanzionata per furto di energia elettrica dopo la scoperta nella sua abitazione di allaccio alla rete pubblica. Ridimensionata ad Acireale la festa di Santa Venera a causa dell'emergenza incendi, annullate le uscite della patrona di Acireale e della diocesi. Con la solenne pontificale si è conclusa la mattinata di festa dedicata alla patrona di Acireale, Santa Venera. Un giorno di festa, come sappiamo, condizionato dall'emergenza che ha interessato tutta la zona del Catanese e dell'Acese con degli incendi, e ancora ci sono abitazioni dove manca la luce e l'acqua. A tal proposito, e proprio in questa situazione di emergenza, si è deciso di limitare la festa di Santa Venera, quindi questa sera non sarà effettuato il tradizionale giro d'onore e neppure domani. Sappiamo che era in programma il giro esterno che doveva compiersi ieri, anche domani la giornata di festa sarà limitata. Abbiamo ascoltato durante la nostra diretta alcuni commenti dei nostri ospiti che andiamo a sentire. Una festa che era stata organizzata in tutte le sue sfaccettature, ma l'atto di responsabilità ci porta a condividere questo momento di somma urgenza per le popolazioni, le famiglie colpite
da questo dramma. Ecco, abbiamo persone che perdono la casa, abbiamo persone che hanno perso le strutture lavorative. Non si può fare festa così. Di conseguenza, in comune accordo sia con il sindaco che con il vescovo, abbiamo preso la decisione di sospendere i festeggiamenti. Vogliamo vivere questo giorno ringraziando il Signore e ringraziando la nostra martire venera, perché ancora una volta ha protetto la nostra città e diocesi di Acireale. Ringraziando il Signore non abbiamo avuto danni dal punto di vista di vittime umane. Certo, i danni alle abitazioni, alle campagne sono state tante, ma ringraziando il Signore nessuna vittima, e ancora una volta abbiamo sperimentato la potente intercessione di Santa Venera. Anche ieri sera sul tardi abbiamo portato il braccio reliquiario per benedire la timpa di Acireale, per benedire il nostro territorio di Acireale, e abbiamo chiesto alla nostra Santa di liberare questo territorio, questa terra flagellata dal fuoco, e soprattutto di consolare coloro che piangono per la perdita delle proprie case, delle proprie abitazioni, dei propri terreni. Probabilmente a novembre riprenderemo il programma di luglio e lo riproporremo alla città. Durante il solenne pontificale, Monsignor Morrone ha ricordato lo stato di emergenza che sta interessando il territorio acese. Noi dobbiamo chiedere perdono al Signore mentre lo ringraziamo per il bene, per la pazienza che ha nei nostri confronti. Perdono al Signore se rispetto a questo scempio, ripeto, a questi crimini, forse anche noi non possiamo del tutto sfilarci con i nostri atteggiamenti, la nostra mentalità, tante volte anche il nostro modo di pensare, forse qualche sciatteria che abbiamo. Certo è che queste tragedie devono interpellarci, interrogarci su come guardare con speranza ma con impegno. Adesso ci fermiamo, ancora una breve pausa pubblicitaria, a tra poco. È il momento di scegliere Opel Corsa, perché accontentarti quando puoi avere tutto e subito. Oggi Corsa è tua da 129 euro al mese, TAN 2,99, TAG 4,59, anticipo 1.267 euro, 35 rate mensili o 18.000 km, rata finale 11.353 euro, con scelta Opel fino al 31 luglio. Info su opel.it. Ti aspettiamo in concessionaria. Concessionaria Opel, a Catania in via Vitaliano Brancati 25, a riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Devi traslocare? Ci pensiamo noi! Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Angelo La Rocca Traslochi, da 40 anni nel settore. Traslochi da o per tutta l'Italia e anche all'estero. Provvediamo a qualsiasi evenienza, smontaggio e rimontaggio dei mobili, anche con modifiche per l'adattamento. Trasporto con i nostri contenitori di ogni cosa. Personale qualificato tratterà con cura ogni singolo pezzo. Noleggio autoscale, deposito per custodia mobili assicurato. Angelo La Rocca Traslochi, prezzi competitivi. Ad Acireale in via delle Terme numero 4. Per info 095 60 11 86 o 393 33 100 47 o sulla pagina Facebook. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie. Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino a Piazza Duomo, a Cireale. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando.
A luglio ed agosto su Etna Channel le puntate più belle dell'annata televisiva appena trascorsa di Tutto In, il programma condotto da Franco Perdichizzi che vi porta in tutto il mondo. Dall'Andalusia all'epopea romana di Centuripe in Sicilia, dalle ville barocche di Bagheria al boom turistico di Taormina. E poi i pupi e il folklore siciliano, i vestiti sfavillanti del carnevale di Mister Bianco e il fuoco della bula di Tortorici. Ogni sabato e domenica alle 21:20 su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre, in tutta la Sicilia, tutto in estate, con Franco Perdichizzi. Terza parte del nostro TG, diamo spazio alla rubrica Il cittadino segnala, che ci porta oggi ad Aci Catena, vediamo perché. Via Salvo d'Acquisto, zona loco Aci Catena. Non è la prima volta che la via citata viene messa in risalto dalle segnalazioni dei cittadini nell'ambito della nostra rubrica Il cittadino segnala. In precedenza le lamentele puntavano sulla presenza scomoda di una vasta area verde abbandonata, una savana che ha persino inghiottito il cancello d'ingresso, habitat per topi, con visite sgradevoli di questi in casa dei residenti della zona. La situazione non è migliorata, anzi è andata a peggiorare, come fa a osservare questo cittadino dai video girati con il suo cellulare inviateci in redazione. Impossibile camminare sul marciapiede senza essere costretti a scendere per evitare i rovi che hanno oltrepassato ormai il muro di confine della villetta o che siano cresciuti in maniera spontanea dai bordi del marciapiede. Una crescita che ha raggiunto persino buona parte del palo di pubblica illuminazione, come si evince da quest'altro video, e persino posteggiare una macchina è impossibile perché si rischia di graffiarla, oltre a non poter scendere dalla vettura. Immancabili poi ancora la presenza di qualche sacchetto di rifiuto, oltre che di cartacce varie gettate con noncuranza, e la pavimentazione del marciapiede in gran parte saltato. Come sempre accade per ogni segnalazione, si richiede attenzione per questa zona, interventi di scerbatura e pulizia. La zona in questione sarà bonificata, afferma l'assessore all'igiene ambientale Turi Messina. È stato stilato un piano di pulizia e scerbatura in tutto il territorio comunale, ma al tempo stesso, afferma Messina, si ricorda alla cittadinanza che potrebbe essere ancora più funzionale che la segnalazione giungesse al comune prima ancora di segnalare ai media disfunzioni o disservizi. Il nostro è un semplice consiglio, chiude l'assessore Messina. Sarebbe meglio comunicarlo e segnalarlo al comune attraverso gli uffici competenti oppure chiamando i vigili urbani. Una prassi seguita dal cittadino, come egli stesso ha affermato nella lettera di accompagnamento alle immagini, sottolineando come questo disagio persiste da troppo tempo e ancora si continua a rimanere nel limbo dell'attesa di un intervento di pulizia. Ieri presso la casa circondariale di Giarre, grazie al progetto Giocare per diritto della WISP, è stata inaugurata un'area gioco per bambini. Giocare per diritto è il progetto portato avanti dalla WISP Sicilia e che a Giarre, coordinato dal Comitato Territoriale WISP Giarre, ha portato alla realizzazione di un'area gioco negli spazi interni della Casa Circondariale Giarrese, inaugurata ieri alla presenza dei vertici regionali dell'Unione Italiana Sport per Tutti, una delle illuminate iniziative che il direttore Grutta D'Auria accoglie sempre con spirito di cooperazione. Giocare diritto è un progetto che è stato finanziato con i bambini e che coinvolge 40 partner, di cui 8 comitati territoriali, 8 istituti penitenziari, 2 università e una serie di partner. Cosa comporta, cosa vuole questo progetto? Evidenziare i diritti che i detenuti hanno nel giocare con i propri figli. E noi oggi siamo qua, stiamo inaugurando la terza area del gioco, dopo Ragusa, Enna, venerdì e oggi Giarre, seguiranno le altre inaugurazioni. Abbiamo fatto già un secondo monitoraggio e devo dire che siamo molto soddisfatti per i risultati. Abbiamo coinvolto circa 3.000 bambini, che il nostro target va dai 6 ai 17 anni, in tutto nell'ambito regionale. Abbiamo coinvolto circa 200 adulti, abbiamo coinvolto circa 100 giovani extracomunitari all'interno del progetto. Il nostro progetto si sviluppa, oltre che nelle 8 case circondariali che abbiamo individuato, che sono Agrigento, Enna,
Giarre, Messina, Trapani e Palermo, e si sviluppa anche attraverso dei protocolli d'intesa, per esempio con dei quartieri. Quindi il Comitato WISP di Giarre all'interno di questo progetto ha svolto il ruolo di cabina di regia, andando a coordinare tutte quelle attività che si sono svolte all'interno delle scuole. Infatti grazie al partenariato del secondo istituto comprensivo di Giarre sono stati realizzati dei laboratori sia per quanto riguarda l'attività motoria, sia per quanto riguarda i laboratori educativi, quindi espressivi e creativi, grazie anche ad un altro partner che è l'associazione Catene Lab. Quindi una grande, diciamo, collaborazione, una rete quindi tra associazioni, che ci ha permesso di portare avanti quello che è l'obiettivo proprio del progetto, cioè quello di portare avanti l'idea di uno sport sociale, uno sport che includa e che permetta appunto ai minori di incontrarsi anche con i propri genitori all'interno della struttura carceraria. La caratteristica di questo progetto è stata quella di interessare in prima persona i detenuti all'attività lavorativa che consentisse proprio la predisposizione dell'area verde. Dunque i detenuti protagonisti non solo nei rapporti con la famiglia, così come dettato dal nostro ordinamento penitenziario, ma protagonisti anche nella realizzazione di questa meravigliosa area verde, grazie all'imprescindibile apporto dell'WISP, ma grazie anche al loro lavoro. Quindi dal loro lavoro un vantaggio, un privilegio per le loro famiglie. Andiamo adesso a chiudere, lo facciamo come sempre con le previsioni in meteo per la giornata di domani. Del tempo con sole splendente per l'intera giornata, le temperature oscilleranno tra i 20 e i 29 e 30 gradi. I venti saranno moderati, il mare poco mosso. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i nostri programmi.